c'è l'altra questione legata al concetto di demos, che è la questione culturale, la questione legata all'identità di popolo. Le classi popolari sono quelle che vivono del loro lavoro, dicevo, ma sono altresì quelle che sono caratterizzate da un'identità popolare, da una cultura popolare, sono quelle legate in qualche modo a una tradizione, a un'identità linguistica anche. Sotto questo riguardo si potrebbero scomodare le considerazioni che svolgeva Pierpaolo Pasolini sulle classi popolari, quando rilevava che le classi popolari erano senz'altro già dominate nell'economia, ma non nella cultura, da che avevano una loro cultura fatta di dialetti, di simboli, di identità, che non era assimilabile alla cultura della parte opposta. Quello che vedeva Pasolini negli anni 60 e poi 70 del Novecento era proprio il decomporsi di questa cultura popolare sotto le insegne della omologazione della civiltà dei consumi. Le classi popolari cominciavano a essere non solo dominate nell'economia, ma anche nella cultura, grazie a quello che Pasolini, in un suo intervento a Milano, chiamava il genocidio culturale che la civiltà dei consumi compie. Ecco, allora, se teniamo insieme queste due dimensioni, socio-economica, le classi che vivono del loro lavoro, e culturale, identitaria, le classi che sono radicate in un'identità, in una storia, in una cultura, forse abbiamo uno spaccato non così distante dal vero di quello che è il tema della demofobia che stiamo affrontando, l'odio verso il demos come cifra dell'odierno spirito del capitalismo, che odia con tutta evidenza le classi lavoratrici, che vengono continuamente sottoposte a un processo, direi, quasi lineare di compressione dei diritti fondamentali e delle conquiste salariali. Insomma, non è poi molto difficile fare una comparazione tra il mondo dei diritti pre-1989 e il mondo che sta prendendo forma oggi. Non è difficile vedere come il mondo contemporaneo stia regredendo vistosamente, a tal punto che lo si riscontra, direi, in maniera quasi ineludibile. Pensate anche solo alle forme contrattuali che oggi sono prevalenti, i contratti anomali, precari, a tempo determinato, e che ancora negli anni 70-80 erano indubbiamente inimmaginabili. Poi pensate anche alle condizioni di lavoro che stanno imponendosi nell'Occidente detto avanzato. Pensate, ad esempio, sono scene di cronaca più o meno contemporanea, pensate ai lavoratori che muoiono sul posto di lavoro delle grandi catene e-commerce e vengono coperti con un cartone di modo che gli altri lavoratori non vedano l'avvenuto decesso e non interrompano il ritmo della produzione. È una storia reale recentemente accaduta. O pensate a quei lavoratori in Italia come in altre parti dell'Occidente che sono costretti a svolgere alcune funzioni primarie, vitali, tra cui orinare in bottiglie mentre lavorano per non interrompere i ritmi del lavoro.